E se i compiti più complessi diventassero leggeri come l'aria? Dalla creazione di un'app con una sola riga di testo a ridefinire letteralmente le regole della gravità. Experience left off. Questo è Google Antigravity, un agente AI capace di riprogettare uno spazio da zero, di analizzare qualsiasi sito web con l'intelligenza di un esperto e di trasformare la tua visione in un'applicazione reale e funzionante quasi istantaneamente. Ok, forse non è una vera magia, ma è la cosa che ci va più vicino. Vi farò vedere come arredare una stanza partendo da una foto, analizzare automaticamente un sito web e creare un'app di viaggio da un prompt. Partiamo! Questa è l'interfaccia grafica che ci si presenta dopo l'installazione di Antigravity. Come vedete sulla sinistra potete creare dei repository e fare tutto il necessario, ma noi ci concentriamo adesso sulla creazione di un'immagine nuova partendo da una preesistente. In questo caso vado, clicco sul più e carico un'immagine che è questa qui, stanza vuota, e gli dico di arredarla in maniera elegante, ma mi raccomando specificate che deve mantenere le caratteristiche dell'immagine che avete caricato. In questo caso gli dico di mantenere anche lo stesso pavimento, perché altrimenti, come spesso accade, diciamo, inventa degli aspetti e noi vogliamo coerenza. Ed ecco che me l'ha arredata in maniera elegante, mantenendo aggiunto anche un tappeto. Adesso gli chiedo di sollevare i mobili, gli dico di sollevare il divano e il tavolo di 30 cm. Però vediamo che in questo caso non è stato precisissimo, l'ha generata, è rimasto coerente, però solleva, è riuscito a sollevare solo il divano. Quindi, diciamo, bisogna lavorarci un po'. Adesso passiamo a quest'altra immagine, sempre l'ho generata sempre qui su Antigravity, però come vedete qui il risultato è stato ottimo, ci ho lavorato un pochino, quindi gli dico di arredarla in stile giapponese, ma come vi dicevo prima ha preso iniziativa e ha aggiunto un bonsai al posto del vaso, quindi gli chiedo di ripristinare i vasi precedenti alla sua modifica e lui rielabora l'ultima immagine che mi ha creato, questa che vedete. E vedete che ha rimesso a posto sia il vaso che la pianta precedente. È molto potente, va un po' a volte forzato, però credo che sia un grande strumento per la modifica di immagini. Ok, con la grafica se l'è cavata alla grande, vediamo come se la cava come consulente esperto di e-commerce. Gli dico di andare in modalità browser su UX.com e di analizzare a fondo il sito nella categoria uomo abbigliamento e di prendere nota di tutto. Vediamo, vado in modalità planning, che è quella che gli permette il ragionamento e il deep search. Lui parte, qui sulla sinistra vediamo quello che cosa sta facendo. Ha aperto, come gli ho chiesto, in modalità agent il browser, quindi lui adesso prenderà il controllo completo del browser e andrà su UX.com. Come vedete la barra celeste intorno, o meglio la barra, il riquadro celeste, significa che lui sta controllando il browser. Come vedete ha accettato i cookies e clicca sulla sezione uomo. Adesso andrà sotto abbigliamento e comincerà praticamente ad analizzare tutte le varie sezioni, prendendo nota dei prezzi, anche di problematiche, non so, magari il sito è poco chiaro, non è abbastanza veloce, e vedete sulla sinistra che sta facendo l'analisi in maniera molto molto dettagliata. E qui vedete, è entrato, ha aperto la categoria, cliccherà su abiti, camicie, cappotti e quant'altro, prendendo nota di tutto. Quindi noi abbiamo chiesto anche un resoconto sia della fruibilità del sito, ma anche dei prezzi e quant'altro, quindi proprio per fare un'analisi di mercato. Ecco la tabella che ci riassume le varie marche, questo è un sottoinsieme. E qui abbiamo, vedi che cosa ho fatto, ho navigato, ho esplorato l'home page, ho raccolto dati su 9 prodotti, quindi continua ad analizzare quello che gli è stato chiesto. Qui inizia la parte del riassunto, quindi dice i punti di forza, ma ci dice anche i punti deboli e da migliorare. Per esempio, vedete, cioè, presenza di 3-4 prezzi diversi del prodotto, l'impatto può confondere, la velocità di caricamento con molti prodotti e filtri. Quindi, ovviamente, questa poi ve la vedete con calma. E alla fine ci dà le conclusioni. Ci dice che UX presenta un'esperienza e-commerce solida e professionale, quindi ci dà 4 punti, 4 stelline su 5, quindi vuol dire che comunque è un sito ben fatto.
avete visto, ha praticamente fatto un lavoro di un consulente e-commerce, quindi pensa quanto tempo potete risparmiare con un tool del genere. Ma adesso andremo a vedere qualcosa di ancora più approfondito e diciamo che a me ha stupito come creare una web app da zero. Adesso vedremo come partendo da un prompt dettagliatissimo riusciamo a creare un'app web, in questo caso per la gestione dei viaggi. Quindi gli dico, comportati come un esperto designer, un graphic designer, e prendi spunto dal sito Kayak, ad esempio, e poi gli dico quali devono essere i colori, i font, quali i campi della ricerca, quindi data di partenza, numero giorni, ed infine un po' una descrizione di come si deve comportare e come deve essere scritto il codice. Incollo il prompt e parte con l'elaborazione. Ha deciso di chiamarla Avventura Facile, l'applicazione, e ha creato questo logo partendo dalle indicazioni che gli ho dato io. E genera anche delle immagini che poi ritroveremo all'interno del sito. Ed ecco che sta sviluppando codice, quindi in questo caso JavaScript. Però nella fase di elaborazione, vedete, la sta provando lui, sta facendo da solo. C'erano dei problemi. A questo punto gli ho detto di correggerli. Lui l'ha analizzati, ha trovato l'errore, per esempio a riga 148, ha rigenerato completamente i file corrotti e alla fine l'applicazione è stata creata. Questo è quanto lui ha fatto, quindi il dettaglio di tutte le attività che ha realizzato. Quindi questo lo possiamo utilizzare come documentazione. E la proviamo, gli diciamo che vogliamo andare a Tokyo, partenza il 13 dicembre, 3 giorni e 2000 euro come budget, genera viaggio ed ecco 3 giorni. Primo giorno mi propone questo albergo da 380 euro a notte, pranzo, sushi e cena un po' più costoso e poi ci dà in ordine non perfettamente cronologico cosa fare e quanto si spende per le attività. Stessa cosa il giorno 2, cambia l'albergo, cambiano i ristoranti ed anche per il giorno 3. Quindi, come vedete, dando un dettagliatissimo prompt che mi ha generato Google AI Studio sulle mie indicazioni, riusciamo ad ottenere, secondo me, un ottimo prodotto con uno sforzo minimo. Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, mettete like e grazie.